Peterson e la Lotus sembrano un binomio perfetto. Ma l'inizio del Mondiale 1974 racconta tutta un'altra storia. Il pilota più veloce è Fittipaldi, questa stagione con la McLaren. Peterson mastica amaro e deve accontentarsi di qualche impresa isolata. Solo a Monza ritrova il sorriso. Il vincitore per la seconda volta consecutiva di questo Gran Premio d'Italia è Ronnie Peterson. Primo Peterson, secondo Fittipaldi con 8 decimi di distacco. Peterson è sempre più amato dal pubblico, che lo considera il pilota spettacolo della Formula 1.